Ciao ragazzi, allora video stranissimo perché voglio fare il test delle 16 personalità che, se non ricordo male, forse devo aver fatto per cavoli miei alla fine, ma tanti anni fa, ed è quello ufficiale. Adesso lo facciamo insieme e per non rendervi il video palloso, noioso, dato che in teoria lo farei soltanto io, vi lascio il link qua sotto del sito, non è assolutamente sponsorizzato, così possiamo farlo insieme, cioè mentre lo faccio io lo fate anche voi e poi mi scrivete sotto nei commenti a fine test la vostra personalità, mi raccomando. Ovviamente prima di iniziare iscrivetevi al canale, attivate la campanella e seguitemi su Instagram, perché fra una settimanella andrò 3 giorni in barca. Oh mio Dio, ve l'ho detto, farò milioni di riprese, farò l'appartamento tour perché andrò a Ponza, saremo sulla barca, quindi farò anche, insomma, varie riprese. Se volete farò anche proprio un vlog, quindi fatemelo sapere qua sotto. Ma iniziamo, perché c'è scritto ci vogliono meno di 12 minuti, ma conoscendomi ragazzi e ragazze, secondo voi questo test durerà meno di 12 minuti questo video, tra l'altro? Iniziamo, allora. Sarò il più onesta possibile. Dunque, trovi difficile presentarti ad altre persone. Qui c'è una diversa gradazione tra approva, che è il massimo, e disapprova, che è proprio l'altro estremo, no? Trovo difficile presentarmi. Beh, sì, quindi approvo quasi fino all'estremo. Spesso sei così sovrappensiero da ignorare o dimenticare l'ambiente circostante. Approva assolutamente al massimo. Prendetevi il vostro tempo comunque per fare il vostro test. Cerchi di rispondere alle mail il prima possibile, non sopporti che la cartella di posta in arrivo sia disordinata. Avrei qualche dubbio se voi vedeste la mia mail. Dunque disapprovo totalmente. Anzi, io tendo molto a procrastinare le mail, ovviamente. Ti è facile mantenere la calma e la concentrazione anche sotto pressione. Oddio, no, di solito vado in ansia e vado in palla praticamente, quindi disapprovo, però non totalmente, cioè io prima mi impanico e poi ridimensiono tutto quanto e mi concentro, cioè un momento di così di defiance. Quindi boh, direi disapprova, però insomma vicino al punto intermedio. Di solito non inizi le conversazioni, ma sui social? Se mi serve qualcosa, se comunque, vabbè, voglio sapere come sta una persona, gli scrivo io dal vivo. Poi, ragazzi, sono una persona molto sociale. Anche se non si direbbe, quindi di solito non inizi le conversazioni, approva quasi all'estremo. Raramente fai qualcosa solo per pura curiosità. No. Sì, io sono una persona molto curiosa, però non è che faccio una cosa solo per curiosità, quindi disapproviamo. Pagina successiva, siete arrivati alla prima pagina, avete finito? Intanto vi aspetto, comunque interrompete il video. Oh, ti senti superiore alle altre persone? No, no, disapprovo. Ok, magari mi clicca. Per te essere organizzati è più importante dell'essere flessibili? Assolutamente, se mi conoscete un minimo. Di solito hai un'elevata motivazione e molta energia, no. Di solito mi trovate, cioè se voi venite a casa mia mi trovate molto spesso arenata, così sul letto a non fare niente o al computer. Io più che altro ho dei picchi di motivazione ed energia estrema che alterno a giorni, pochi giorni al mese per fortuna, dove io appunto, come vi dicevo poc'anzi, sto sul letto a non fare niente e le ore passano. Quindi di solito no, disapprovo. Per te vincere un dibattito è meno importante del fare in modo che nessuno si arrabbi. Beh sì, approvo, perché io sono una persona che, dopo tutti i litigi che ho affrontato in vita mia, sono la persona più pacifica del mondo. E non è che non litigo e sto zitta se devo dire qualcosa, pur appunto di non litigare. Però vincere un dibattito, no, non mi serve la ragione per vincere un dibattito, quindi sì, approvo. Ti senti spesso come se dovessi giustificarti con gli altri? No, disapprovo. Poi, la tua casa e il tuo ambiente di lavoro sono piuttosto ordinati? Adesso sì,
però metterei intermedio, perché ci sono anche qui giorni in cui c'è il caos più totale, come avete visto nel video di cluttering o comunque nel video dove sistemo casa. Successivo, non ti dispiace essere al centro dell'attenzione? No, mi dispiace essere al centro dell'attenzione. Voi vi pensate che io, facendo i video su YouTube, sia una persona a cui piace appunto essere visibile, al centro dell'attenzione? Ma se voi calcolate che io i miei video li faccio a casa da sola, cioè in questa stanza non c'è nessuno, alla fine non mi piace veramente essere al centro dell'attenzione. Chi ha letto i primi capitoli del libro lo sa, quindi disapprovo tutto quanto. Ti consideri una persona più pratica che creativa? No, disapprovo. Sono più creativa appunto che pratica. Raramente le persone ti fanno arrabbiare. È vero. Però non metterei l'estremo. Facciamo così. I tuoi piani di viaggio sono di solito ben pensati. Assolutamente. Infatti, voi non avete capito, In questo momento, oggi è primo luglio, io devo partire il 10, calcolate che ho già ordinato e scritto la lista delle cose da portarmi, quindi i tuoi piani di viaggio sono di solito ben pensati, approva al massimo. Spesso trovi difficile capire i sentimenti degli altri. Beh sì, io non sono brava a consolare, cioè allora, ovviamente non è che sono una persona apatica della serie chi ti si fila non ti capisco, ciao. Cioè, se una persona, una mia amica, insomma, si confida, è triste, io comunque l'ascolto, però capire i sentimenti degli altri è una cosa diversa dal consolare ed esserci per gli altri. Quindi sì, approvo, sì, ok. Il tuo umore può cambiare rapidamente, sì. Sì, approvo, però provo al terzo pallino, al terz'ultimo pallino, perché non è che sono una psicopatica che cambia umore. Qua c'è scritto proprio in generale, non c'è scritto spesso, perché comunque io metto in mezzo anche il ciclo, cioè io quando mi deve venire il ciclo, mi capite? Ragazze soprattutto, ovviamente, cioè solo le ragazze, certo, che cambiamo umore in un secondo. Poi, siamo solo al 30%, mi fa piacere. E questo video dura già un sacco. In una discussione, la verità dovrebbe essere più importante della suscettibilità delle persone. Qua dobbiamo ragionare. No, quindi disapprova. Ti preoccupi raramente di come le tue azioni abbiano un effetto sugli altri? No, anzi, io metto sempre gli altri prima di me, cioè penso sempre a come si può sentire una persona, cioè non sono una persona egoista, anzi, tutto il contrario. Quindi ti preoccupi raramente, quindi no, disapprovo perché mi preoccupo sempre. Il tuo stile lavorativo si avvicina maggiormente a picchi di energia casuali. Cosa? Picchi di energia casuali? Che ad un approccio metodico ed organizzato. Beh sì, approvo perché ve l'ho detto prima, cioè che ho giorni in cui faccio milioni di cose, mille video e poi il contrario. Sei spesso invidioso degli altri. Invidiosa degli altri? No. Perché comunque, allora, la mia vita mi piace moltissimo, cioè non mi manca niente. Quando vedo, io intendo a livello lavorativo, qualcuno ovviamente che ha più views, più cose, eccetera, non sono invidiosa, però cerco più che altro di prendere ispirazione, ecco, di prendere spunto, diciamo così. Quindi no, disapprovo. Un libro o un videogioco, wow, interessante, spesso meglio di un evento sociale, sì. Approvo, sì. Sempre per il discorso della asocialità. Essere in grado di sviluppare un piano e rispettarlo è la parte più importante di ogni progetto. Beh, sì. Sì. 40% meglio, ragazzi. Scusate per questo video, ma sarà super lungo. Raramente ti lasci trasportare da fantasie e idee. No. Calcolando che io penso più di quanto io parli con gli altri in tutta la mia vita, raramente ti lasci trasportare, no, disapprovo, sempre mi lascio trasportare. Ti perdi spesso i tuoi pensieri quando cammini nella natura. Solo nella natura? Perché dici nella natura e non in generale? Comunque approvo, approvo ma non al massimo. Allora, se
qualcuno non risponde alla tua email in modo rapido, inizia a preoccuparti di aver detto qualcosa di sbagliato. No, di aver detto qualcosa di sbagliato assolutamente no, però più che altro mi dico, ma scusate, i social sono fatti per questo, per essere immediati, viviamo nell'immediatezza, con un click abbiamo qualsiasi cosa, perché non mi rispondi? Quindi diciamo che più mi innervosisco più che altro. Quindi disapprovo. Anzi, mettiamo il pallino dietro perché comunque mi dà fastidio. Come genitore, come ipotetico genitore, preferisci che tuo figlio cresca gentile piuttosto che intelligente? No, perché chi è buono la prende nel di dietro. Io non intendo cervellone o cervellona, assolutamente, che è una cosa diversa dalla cultura. Intelligente intendo proprio di valori, che abbia una morale, eccetera. Disapprovo. Certo, dovrà essere anche gentile. Non lasci che altre persone influenzino le tue azioni. Sì, approvo, però non al massimo. Cioè, non vuol dire che io mi faccia influenzare in parte, però cerco sempre di ascoltare i vari consigli, adesso ho imparato, prima di agire. I tuoi sogni tendono ad incentrarsi sul mondo reale e sui suoi avvenimenti. Cioè, prendiamo per esempio il fatto che io voglia diventare doppiatrice. È una cosa reale, giusto? Quindi direi... approva? Sì. Successivo. 50%, bene, mi devo sbrigare. Ti basta poco tempo per iniziare a prendere parte alle attività sociali nel tuo nuovo posto di lavoro. Non ve lo saprei dire, posso comunque relazionarmi alle esperienze lavorative che ho avuto prima di YouTube. Ti basta poco tempo. Attività sociali, ragazzi, io ho sempre, cioè io ho fatto lavori molto asociali sempre. La domestica, la badante, la macellaia, che comunque era a contatto ovviamente con i clienti, però ero per la maggior parte del tempo dietro a fare i preparati e tutto quanto. Quindi direi... ti basta poco tempo? Oddio, direi boh, metà. Non saprei cosa mettere. Hai più lo spirito da improvvisatore naturale che da attento organizzatore. Disapprovo perché, come avete potuto capire fino ad ora, sono e dalle mie 9 agende, ragazzi e ragazze, che sto cercando di diminuire ad 8. No, scherzo. Sono una super organizzatrice compulsiva. Le tue emozioni ti controllano più di quanto tu controlli loro. Sì, approvo tutto. Ti piacciono gli eventi sociali in cui ci si deve mascherare o sono previste attività come giochi di ruolo? No. Disapprovo? No. Se fosse stato scritto evento in maschera ma senza giochi di ruolo, cioè io stavo in disparte con il mio telefono, vestita a tema ma sempre sociale. Ragazzi e ragazze, spesso trascorri del tempo ad esplorare idee realistiche e inattuabili ma affascinanti? No. Disapprovo. Preferisci improvvisare piuttosto che lavorare un piano dettagliato? No. Ovviamente sempre per la logica di prima, senza che ve lo ridico da capo. 60%, dai, siamo addirittura d'arrivo. Sei una persona relativamente calma e riservata? Sì, approvo. Non è che sono lo zen fatta persona. Quindi, cioè, se qualcuno mi fa arrabbiare, proprio divento l'opposto. Se avessi una tua azienda, troveresti molto difficile licenziare dei dipendenti leali ma poco produttivi? Beh, sì. Sempre per il fatto che io sono emotiva, eccetera, eccetera. Sì, approvo. Però lo farei, non sto dicendo che non lo farei. Spesso rifletti sulle ragioni dell'esistenza umana? Sì. Quando si tratta di prendere decisioni importanti, la logica è di solito più importante dei sentimenti. No. Allora, prima naturalmente viene la logica. Poi però penso anche a come mi sento io, tipo, se devo approcciarmi ad un progetto, no? Prima capisco come potrei affrontarlo, però allo stesso tempo, appunto dopo, devo un attimo capire come mi fa sentire. Se mi fa sentire male, un po' così, un po' in ansia, un po' sotto pressione, accantono. Quindi la logica di solito è più importante dei sentimenti, disapprova. Mantenere aperte diverse opzioni è più importante che avere un elenco di cose da fare. No, bisogna avere l'elenco di cosa fare. Sempre. Oddio, uscirà fuori che sono una psicopatica, ragazzi. Sociopatica. Se un tuo amico è triste per qualcosa, è più probabile che tu gli offra supporto emotivo piuttosto che suggerirgli dei modi per affrontare il problema. Sì.
È vero, ma anche perché comunque mi metto nei suoi panni e a me non più, cioè, anche se ricevessi milioni di consigli, so già che non li metterei in atto. Quindi probabilmente anche l'altra persona fa così. Quindi approvo tutto. Raramente ti senti una persona insicura. Disapprova. Più che altro mi sento insicura, stranamente, sull'aspetto fisico, ma super sicura di quello che sono diventata. Non vuol dire che me la tiro, che sono perfetta, figuratevi. Però sono contenta di quello che sono. Non hai difficoltà a elaborare uno scadenziario personale e a rispettarlo? Invece sì. Cioè, anche se comunque io mi organizzo le cose, per esempio una scaletta di video in 8 giorni, diciamo che all'80%, anzi 70%, non la rispetto. Cioè, magari sì, realizzo tutto quello che voglio fare, ma in tempi più lunghi. Quindi, sempre per il motivo che capita sempre quel giorno che sto arenata sul letto. Quindi, disapprovo. Sì, disapprovo. Quando si tratta di un lavoro di gruppo, avere ragione è più importante che essere collaborativi, no. Quindi, disapprovo tutto. Spero di non star sbagliando qualcosa. Facciamo così. Ritieni che le opinioni di tutti debbano essere rispettate, indipendentemente dal fatto che siano o meno supportate dai fatti. Sì. Le opinioni di tutti, sì. Le opinioni di... tipo i commenti dei video, ecco. Quindi approvo. Senti che i tuoi livelli di energia sono maggiori dopo aver trascorso del tempo con un gruppo di persone. No. Cioè, sempre la stessa cosa. Quindi metto il pallino in mezzo. Perdi spesso le cose. Ma questo test mi conosce, non ho capito. Perdi spesso le cose? Più che altro mi cadono, quindi direi approvo ni. Successivo. Ti consideri una persona molto stabile emotivamente. Cioè sì, non è che cambio umore oppure ho scatti d'ira, cose di questo tipo. Cioè, sono serena di base. Ovviamente ci sono giorni in cui sono un po' più nervosa, un po' più stanca, un po' più... scazzata, cioè, ma capita a tutti, quindi sì, approvo. Lascio sempre un pallino di riserva per il ciclo, va bene? La tua mente è sempre piena di idee e progetti inesplorati, sì, è vero. Che poi tra l'altro mi scrivo e trascrivo, ma poi vado a rivisitare. Non ti definiresti una persona sognatrice, ma manco per niente. Quindi disapprovo tutto. Di solito trovi difficile rilassarti quando stai parlando davanti a molte persone. Assolutamente. Io ho anche fatto un musical, ragazzi e ragazze. Non avrei spiccicato parola se non fosse stato per il fatto che le luci facevano in modo che davanti a me ci fosse un muro nero. Quindi per me, per il mio cervello, il teatro era vuoto. Ecco, solo grazie a quello. In linea di massima ti basi più sulla tua esperienza che sulla tua immaginazione. Oddio, dipende per cosa però, gli direi. Cioè, tu stai facendo supposizioni. Comunque sì, approviamo un pochino di più, andiamo verso di più l'approvazione. Ti preoccupi troppo di quello che pensano gli altri? No, disapprovo. Cioè, altrimenti non stare su YouTube. Se la stanza è piena, stai vicino ai muri evitando il centro. Ragazzi e ragazze, vi devo dire una cosa che non credo di avervi mai detto. Quando esco con gli amici, in generale vado in dei posti, io mi metto sempre... vicino al muro o vicino agli angoli. Tipo, c'è una stanza fatta così, con le sedie. Io sono qui, qua. Dove c'è... vabbè, non so se magari mi sono riuscita a spiegare. Comunque, sto sempre... sì, comunque sì. Senza andare ad esplorare troppo l'argomento. Approvo tutto. È la tendenza a procrastinare fino a quando non c'è abbastanza tempo per fare tutto a prova. Sì. Provi molta ansia nelle situazioni stressanti. Sì, sono anche una persona ansiosa. Io ho paura del risultato, ragazzi, perché veramente... Ritieni, però apprezzate la sincerità, mettete like solo per la sincerità. Ritieni che sia più gratificante essere apprezzati dagli altri piuttosto che essere potenti? Beh sì, assolutamente. Hai sempre provato interesse per cose non convenzionali e ambigue, ad esempio libri, opere d'arte o film, ma non sono ambigue. O non convenzionali, cioè questo è soltanto in base a quello che ci impone la società, ecco. Comunque sì, approvo. Io amo i libri, le opere d'arte, i film e le serie TV. Prendi spesso l'iniziativa nelle situazioni sociali. Situazioni sociali? No. No. Disapprovo. Ah, risultati, abbiamo finito. Oh mio Dio. Il tuo tipo di personalità è sostenitore?
INFJA. Sono 17% estroverso, 83% introversa. Ma non me l'aspettavo, guarda. 71% intuitivo, 29% realistico. Livello di energia, natura. 22% focalizzato sulla logica, 78% focalizzato sui principi, ma metterei anche un bel po' di più sui principi. Tattica, 58% sulla pianificazione, 42% sulla ricerca. Beh, sì. Almeno io penso ai video di YouTube, no? Cerco ispirazione, quindi ricerca. Cioè, lo so che è un discorso molto più ampio. E poi pianifico. Identità, 51% determinato, 49% prudente. Personalità sostenitore, andiamo a leggere, vediamo se coincide, io sarò il più sincera possibile. Il tipo di personalità del sostenitore è molto raro, mi piace, costituendo meno dell'1% della popolazione, mi sento fortunata. Ciò nonostante, lascia il proprio segno nel mondo. Le personalità del sostenitore hanno un innato senso di idealismo e di morale, è vero. Ma ciò che le distingue da altri tipi di personalità idealistiche è la loro risolutezza e determinazione. I sostenitori non sono sognatori oziosi, ma non pensavo di aver detto il contrario, bensì persone capaci di intraprendere misure concrete per realizzare i propri obiettivi e lasciare un'impronta positiva e duratura. I sostenitori tendono a vedere l'aiuto rivolto agli altri come il proprio scopo di vita. Beh, oddio, non è che io sia proprio empatica al massimo, Ma sebbene le persone con questo tipo di personalità possano essere viste impegnate in operazioni di soccorso e in opere di beneficenza, la loro vera passione, in effetti faccio beneficenza, la loro vera passione è di giungere al cuore del problema in modo che le persone non debbano essere salvate affatto. Oddio, non ho capito se è una cosa positiva o negativa, comunque. Aiutami che ti aiuto! I sostenitori condividono davvero un'esclusiva combinazione di caratteristiche, anche se pacate, hanno opinioni molto forti, è vero, tante volte mi dite che sono stronza o antipatica, e lottano instancabilmente per un'idea in cui credono, vero? Le persone con questo tipo di personalità sono decise e volitive, ma raramente utilizzano tale energia per guadagno personale. I sostenitori agiscono con creatività, fantasia, convinzione e sensibilità. Non per creare un vantaggio, bensì per creare equilibrio. Sì, è vero. L'egualitarismo e il karma sono idee molto interessanti per gli avvocati. Dovrebbe essere un'altra personalità. E questi, ma anche per me il karma è interessante. E questi tendono a credere che nulla aiuterebbe il mondo più dell'utilizzo di amore e compassione per ammorbidire i cuori dei tiranni. Ogni uomo deve decidere se camminerà. Va bene, tanto lo leggete anche voi. I sostenitori, sempre i sostenitori, trovano facile creare collegamenti con gli altri, no, cioè riferendomi a prendi l'iniziativa negli eventi sociali, inizi le conversazioni, vabbè. Hanno un talento per il linguaggio sensibile e caloroso, parlano in termini umani invece che con la pura logica e i fatti, questo è vero. Ha senso che amici e colleghi li considerino personalità relativamente sociali, tuttavia sarebbe opportuno ricordassero che i sostenitori hanno bisogno di momenti di solitudine per rilassarsi e ricaricarsi, è vero, e di non allarmarsi troppo quando si ritirano improvvisamente. Cacchio, è vero, ragazzi. Io vi dico sempre che piace stare in compagnia, cioè abbastanza in compagnia eccetera, tipo ieri sono uscita e non mi andavo assolutamente, cioè stavo proprio vado retro tutti, però calcolate che ho bisogno anch'io dei miei momenti, lo sapete che tante volte rimango a casa il pomeriggio, la sera, che dico a Massi esci, fatti i cavoli tuoi, io sto qua, mi rilasso, faccio le mie cose. Sì, mi serve proprio. I sostenitori hanno grande cura dei sentimenti altrui, è vero, e si aspettano che il favore sia restituito. A volte ciò significa dare loro lo spazio di cui hanno bisogno per alcuni giorni. Ma quanto è lunga questa cosa? Vivere per combattere un altro giorno. In realtà, però, è più importante per le personalità del sostenitore ricordare di prendersi cura di se stessi. La passione delle loro convinzioni è perfettamente in grado di portarli oltre il punto di rottura, e se il loro zelo sfugge di mano, mi sto un po' rompendo le palle perché lo sto dicendo, di leggere tutta sta roba, vediamo, il mondo è un luogo pieno di ingiustizie, sì, ma poi è finito, quindi ok.
Dunque, nessun altro tipo di personalità è più adatto per creare un movimento atto a correggere un torto, piccolo o grande che sia. Quindi mi stai dicendo che devo entrare in politica? I sostenitori devono solo ricordare che, mentre sono occupati a prendersi cura del mondo, devono anche prendersi cura di se stessi, è vero? Sostenitori che potresti conoscere: Martin Luther King e Nelson Mandela. Ma certo che li conosco, cioè, non dal vivo. Ah, ma c'è Madre Teresa, Nicole Kidman e tutti questi altri. Ah, Marie Kondo! Bene, Lady Gaga, amo. Jon Snow. Ragazzi e ragazze, finalmente il video è finito. Mi metto un po' al centro con questi ciuffi che chissà cosa vogliono fare della loro e della mia vita. Scrivetemi qua sotto cosa pensate delle mie risposte. Sono stata il più sincera possibile, ve lo dico. Fatemi sapere che cosa ne pensate delle mie risposte, ma soprattutto, ovviamente, quale personalità è uscita a voi e se vi ritrovate, insomma, nella lunghissima descrizione. Spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo prestissimo con dei nuovi video e aspettatevi anche quelli di Ponza. Sono super happy. Mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, seguitemi everywhere. Vi mando un bacione e io e i miei ciuffi volanti, ormai, ci vediamo al prossimo video. Ciao!